Insomma, io ho ancora una trentina d'anni da vivere probabilmente. Certo, in 30 anni possono capitare molte cose, ma io, come dicevo stasera, ho cambiato molte idee. Quando ero ragazzo pensavo che non ci fossero gli omosessuali, poi ho cominciato a pensare che fossero una scelta o una condizione dell'ambiente. Poi mi è venuto il dubbio che se Dio fa uno omosessuale sarà colpa di Dio. Cioè, se tu sei finocchio, mi si dicevano, non si più neanche la parola finocchio, tu sei insomma omosessuale, mica colpa tua, non è che te lo sei scelto. Oggi c'è da dire però che c'è una variante ulteriore che non riguarda la famiglia, che molte cose si fanno per una ragione mimetica, cioè uno si droga perché si droga un altro, quindi uno lo prende nel culo perché lo prende nel culo un altro, cioè lo fai per sperimentare, quindi sia un po' di moda, un po' di moda. Nel mondo femminile è abbastanza frequente, cioè una cantante che bacia un'amica crea un effetto di contagio per cui tante amiche baciano le amiche. Nel mondo delle donne la cosa è meno grave perché non c'è il tema della penetrazione, per così dire, ma anche in fondo la penetrazione non è poi chissà che, per cui anche quella uno può intenderla come una sperimentazione da fare. Per cui oggi molte cose accadono non tanto perché tu sia per natura un omosessuale, ma perché vuoi provare. E allora insomma andiamo verso un mondo difficilissimo. Per concludere, tu sei una donna però. Sì, donna. Però se lei avesse un uccellino non la prenderei. Pensa che questa cosa cominciò con Eva Robbins, che era talmente bella che uno le perdonava di avere l'uccellino, perché era una donna in realtà. È una cosa molto... Oggi forse questa cosa può essere anche più frequente. Per cui, poi che famiglia ne esce? Una famiglia che noi non possiamo misurare con il criterio della famiglia cristiana, che non è però detto che sia l'unica famiglia possibile. Insomma, un grande casino. In ogni caso, contrariamente a questo tutti sposi, tutto sposi, anzi no, tutto, non tutti, sconsiglio vivamente il matrimonio. Cioè fate quel cazzo che volete, ma non sposatevi. Fate una finta festa di matrimonio. Questo qua potrebbe fare, io e te facciamo una festa di matrimonio, poi ci separiamo. Cioè, senza matrimonio, per fare la festa ti compro il vestito, ti, guarda, meglio comprare vestiti da matrimonio che mantenere una moglie, quindi è molto meglio, quindi molti matrimoni, molte feste, pochi matrimoni. Quindi possiamo dire che il bello fa bene all'amore e il matrimonio no. Ma il matrimonio una roba un po' non ti tira più l'uccello. Beh, certo, è vero, è un dato, quello è un dato. No, io sono il principio che mi ha formato nella mia giovinezza è stata una frase di un mio amico che era del Manifesto, quindi di sinistra, che diceva: esistono gli individui, non le coppie. Ora io e lei siamo due individui, scoppiamo quanto ci pare, però torniamo individui, non è che per questo diventiamo una cosa sola, in cui lei poi si separa, mi porta via la casa, e il povero Berlusca? Ma dico no, cioè, capisco che tu quanto puoi dare a una donna? Chiama la scena. Dai, appunto, infatti, le puoi dare 30, 40, 50 mila euro, e beh, no, che ce le dai 100 mila euro al giorno? No, una cosa veramente... 3 milioni al mese, incredibile. Cioè, quello è un buon esempio però per le donne, perché tant'è vero che io quando lui si è trovato al centro dei suoi casini ho detto che non aveva colpa, perché in realtà era lui la vittima, era circonvenzione di attempato. Cioè, se arriva lei a casa del Berlusca, lui poverino ci casca, no? Quindi è lui la vittima. Beh, certo. La norma prima era la famiglia cristiana, che ha una sua logica, cioè, perché poi c'era un elemento forte nella famiglia cristiana, che era la debolezza della donna, cosa che non lo... cioè tu hai l'uomo che mantiene e la donna che è mantenuta. Questo la mette in una condizione di minorità e quando si separa devi continuare a mantenerla. Ma quando la donna è più ricca di me, porca puttana! Che se mai visto che una donna dia soldi al marito? Non esiste alcun... Cosa accade quando la donna è più potente del marito? È che è più potente però non gli dà niente, più potente lo manda a fare in culo e basta. L'uomo lavorava, la donna stava in casa, la donna non lavorava, l'uomo la manteneva. Una volta intervenuta la separazione era logico che l'uomo la mettesse nelle condizioni in cui stava prima. Ma una volta che una... cioè io ho avuto donne più ricche di me, ho dovuto dare dei soldi loro per questi famosi bambini che sono nati. Una roba... una... ne approfitta la donna molte volte. No, non vorrei dire questo. Comunque possiamo fare un accordo fra me e te, così vediamo in che limiti è giusto che una donna ne tragga un minimo di beneficio. Ma non, che voglio dire... ma il matrimonio? Lei ha detto per la prima di pace che una donna, il matrimonio, come ho detto io, è fatto per quando finisce. Cioè per avere le garanzie che ti dà il contratto. Io ho generato dei figli, ma non... la mia linea è che il padre debba vedere i figli per il tempo che ci ha messo a concepirli, cioè una volta ogni 9 mesi, che è quello che faccio io con i miei figli, sono contentissimi, hanno quello che vogliono, sono delle madri buonissime, bravissime, straordinarie, non rivendico nulla, credo che un uomo che rivendica di avere i figli al posto della madre vuole delle quote di maternità, cioè deve essere un po' culo. Perché... e quindi il matrimonio non è in crisi come evento, oh, ma come istituzione? No, è in crisi per come finisce. Però poi ne puoi fare degli altri, quindi per loro più i matrimoni finiscono più ne fai. Beh, certo. Quindi non ne frega niente, tutto sposi, altro che.
però io devo cercare di farli fallire questi qui, oppure no, moltiplicarne i redditi, io e te possiamo fare. Invece che cosa possiamo fare? Facciamo 3 matrimoni intesi come feste all'anno. Sarà interessante, sempre una festa. 10 anni ne facciamo sempre una festa, loro sono contenti, noi non ce l'abbiamo i coglioni, finita la festa. Fai un salutiamo. Diretto, fai un viaggio di nozze, poi ci salutiamo, basta. No? Tanto... Però poi dopo 6 mesi ne facciamo un altro. Dopo un altro, perché tu sia così contento, perché senza di me poi avresti astinenza. Poi se vuoi fai anche un figlio, ti mantengo il figlio, non mi rompi il cazzo. E se poi ne trovo un altro nei 6 mesi? Che vuoi, non sarò geloso io. No, anche perché io quando una donna va con un altro, rispetto a me penso che lo fa per penitenza. Addirittura? Sono convinta che va talmente verso il peggio, avendo trovato in me il bene, che non lo può che fare per penitenza. Per il resto cosa devo pensare? Che è pieno di coglioni, senso tecnico però, è proprio coglioni. Una politica popolata di coglioni di che si riproducono, di Maroni. Maroni è proprio uno dei, dei peggiori per me, ma non dirò perché, perché... No, meglio, meglio di no. Ma è l'unica cosa che interessa a questa ragazza, voglio sposarla. Eccola qua, l'abbiamo messa qui apposta. Tutti questi maschi... Cioè, se Dio è tutto, non può non essere donna, cioè la cosa migliore non può non averla. Quindi Dio è... dotato di e di, altrimenti che Dio è? Entrambi. Entrambi. E non è una bestemmia. Eh no, credo di no. Perché Dio ha tutti i sessi allora. Beh, che può non averli? Che Dio è? Avrà anche la barba, però poi possiamo far sì che lei sia meglio di Dio. Cioè, se mi pongo il problema tra Dio e lei, io scelgo lei. Allora beh, certo. Perché lei è un terrestre. No, se Dio mi proponesse quella cosa, potrei valutarla. Ma se mi propone solo quell'altro... E mi scusi, adesso non mi faccia dire delle cose pericolose. Non scendiamo troppo in particolari. Noi sappiamo che la tua natura è divina. Allora, una volta io ho presentato una mostra che chiamava Il Male, grande conferenza stampa, tutti i giornalisti. A un certo punto quella furbissima Monica Setta, che c'è una trasmissione televisiva, fa un lancio all'agenzia dicendo Sgarbi si sposa con la sua fidanzata il 22 luglio. Allora, la conferenza stampa non ha prodotto nessun effetto, i giornali erano pieni del mio cazzo di matrimonio. Perché? Perché non aveva detto Sgarbi si sposa, che non è credibile, aveva messo la data, perché la data rende credibile un evento. Furba è stata, cioè se metti il 22 luglio, appunto hai fatto, però non c'è nessuna data perché io non mi sposo, quindi no. Come? Ci sposiamo noi due? Noi due, sì sì, ma noi sì, però facciamo quel matrimonio, la festa, il matrimonio. Solo la festa, il matrimonio. Però sì, sì. E quindi siamo noi due, sì, solo la festa, però la festa, no, tre feste all'anno, tre feste all'anno. Poi possiamo vedere 4-5 volte.